ragazzi, buongiorno, pomeriggio, buonasera, io sono Satiro, questo è il mio canale, oggi siamo qui con un appuntamento. Su Minecraft! Nel Mine Combat! Ragazzi, iniziamo subito con il contest. Il contest cosa comprende? È per tutti i clan, quindi a maggior ragione ragazzi un like, pollicione in su per questo video, per questo contest. In questa chest che state vedendo attualmente vi metterò, e dico vi metterò, a raggiungimento di 200, e dico 200 like, e dico ogni giorno, il mio kit completo del set drago. Mi raccomando, a raggiungimento di 200 like ragazzi, io comincerò a mettere dentro la chest, una chest al di fuori del municipio, che voi dovrete ovviamente andarla a trovare, ma tranquilli, la troverete perché è semplicissima, in mezzo proprio all'erba, in mezzo al campo di grano, due stack di ossidiana e uno stack di mele d'oro. Questo ragazzi è un contest per chi ovviamente non è guerriero, mentre per chi è guerriero ci sarà un contest molto particolare, arriverà a breve. Vi faccio un piccolo spoiler, tier, vi dice qualcosa la parola tier? Materiali gratis? Ho detto troppo. Quindi a raggiungimento di 200 like, dico 200 like, comincerò a mettere roba qui dentro ogni giorno a raggiungimento di 200 like. Per quanto riguarda guerrieri, scrivete qui sotto secondo voi di cosa si tratta il prossimo contest. Okay, ragazzi, oggi andiamo a scavare un poco, perché dobbiamo arrivare assolutamente al tier 9. Dopodiché arrivati al tier 9 dobbiamo comprarci la torre inferno, poi vediamo un po' cosa fare di più oltre al contest. Aiaiaia, sto parlando troppo. Cosa vogliamo parlare? Vogliamo parlare della Juve, che ieri ha fatto ieri ha giocato Juve Bologna ed è finita 0-0. Cioè non lo so, io dopo quante 16 vittorie consecutive dove andrà pareggia proprio col Bologna, nulla togliendo al Bologna, cioè Bologna è una squadra fortissima, ovviamente ha giocatori belli tosti, però mi aspettavo qualcosa di più avendo battuto diciamo tutta la Serie A. Però vabbè, dettagli, non fa niente, ogni tanto può anche capitare, cioè nessuno, non si può sempre vincere. Però ragazzi, volevo la 17ª, 16ª vittoria di fila, uffa. Per quanto riguarda i mondiali ragazzi, visto che sta succedendo, forse non ci saranno, forse ci saranno, secondo me ragazzi, non lo so, non riesco a capire sta cosa, mi sembra strano che sta succedendo tutto sto casino, non vogliono più mandare nessuno, sì, per quella, mi sembra la zanzara, giusto? Voi avete qualche parere su quello che sta succedendo attualmente? Ogni ora ovviamente c'è la guerra, e ogni volta che invece di sparare cazzate, di fare cazzate oppure di non far nulla, ogni volta che finisco le tre guerre comincio a nerdare. Non fate la guerra, fate l'amore, si sta meglio sopra il letto che sotto la terra. Ok, abbiamo sistemato l'inventario in modo tale da prendere soltanto redstone, prismarine, blocchi di diamante e smeraldi, che sono quelli più importanti del tier 8, perché il resto ragazzi sinceramente, ma vada bella ciappa, non ci interessa. Ah vero ragazzi, vero, andando sul sul sito di Parkcraft, che vi metterò il link ovviamente sotto in descrizione, oltre al link di Facebook, della mia pagina Facebook, molto importante, lì condivido video malaticci, anche il server, l'IP del Mine Combat ovviamente, per giocare insieme a me, vi metto il link sotto in descrizione del sito Parkcraft, specialmente dove troverete ragazzi la classifica delle coppe, delle guerre. Ovviamente non vi spoilerò nulla, poi andatevela a vedere. Mentre troverete anche la media delle coppe, giustamente mi sembra ovvio, e la classifica dei migliori giocatori. Sono ragazzi, io sono in classifica, sono 11esimo, la top 10 si può raggiungere, ho visto chi c'è sopra di me e si può fare benissimo. Mamma mia ragazzi, siamo 11esimo posto, quasi top 10, uno spettacolo. Nelle chest che stanno per terra non le vedo più ormai, perché tanto non ha più senso, si sa che già sono state già passate, ripassate, quindi non ha senso andare a perdere tempo a cercare nelle ceste. Ovviamente al massimo, se dovesse rimanerci del tempo, io quando ci vado e vado a darci una sbirciata, ma solo in quel caso.
Altrimenti io vado diretto sulle strutture, spacco tutto, ragazzi, spacco bottiglie, ammazzo famiglie. Ok ragazzi, allora abbiamo accumulato un po' di debetta, ma giusto qualcosina, cioè niente di importante. Ragazzi, da molto tempo non vado a pescare. Molto probabilmente tra qualche episodio ci ritorniamo, tranquilli. Io vi ricordo ovviamente l'aggiungimento di 200 like. Comincerò a mettere in quella chest tutto il mio kit drago. Scrivete qui sotto, ragazzi, dei guerrieri. Secondo voi cosa sarà il prossimo contest? In cosa consiste? Vi ho dato già qualche piccolo suggerimento, qualche piccola chicca spoiler. Ragazzi, suggerimenti anche ben accetti qui sotto nei commenti per i prossimi futuri contest. Io come sempre vi ringrazio per la visione. Tutto da Satelio, ci vediamo al prossimo appuntamento. Ciao belli!